Bentornati su Radio Italian, sei buona Pasqua. 31 marzo, quest'anno Pasqua bassa. Auguri anche Ortensia, che ieri ha compiuto gli anni. Stavo ragionando sulla Pasqua e mi sembra che rispetto al Natale abbia perso un po' negli ultimi anni il significato intimo e religioso, che è anche curioso se ci pensate, perché nati siamo nati in tanti, ma risorto uno solo. Eppure è così, diciamo che è già successo ad altre feste. L'Assunta è Ferragosto, festa laica estiva, la festa d'estate per definizione, la festa d'autunno, ogni santi, celebrazione e ricordo dei defunti, Halloween sta conquistando quel periodo lì. Natale regge, della Pasqua ho detto, festa di primavera. Dunque, di cosa parliamo oggi? Di tante cose interessanti. Allora, parliamo di insegnanti, o meglio, degli orari della scuola e di quello che significa per le famiglie e per le mamme e per i papà, soprattutto per le mamme. Poi parliamo dello strano rapporto fra i delitti e le pene in Italia. Non è che facciamo una lezione su Cesare Beccaria, ma io credo che ci sia proprio una difficoltà a trovare sanzioni adeguate per scoraggiare certi comportamenti, mettiamola così. Poi parliamo del fatto di rimettersi in gioco. Questo è il momento delle assolute certezze, anche di chi le cose non le sa, però è certo comunque. Poi parliamo di calcio, c'è un messaggio da Napoli sulla questione di Francesco Acerbi, il giocatore dell'Inter, e tutto quello che è accaduto, gli insulti, la procedura che poi è terminata nella soluzione per assenza di prove, eccetera, eccetera. E poi chiudiamo parlando di Medio Oriente, perché quello che accade adesso, Israele, Gaza, pensate, stiamo parlando della Terra Santa, e parlarne in queste ore, in questi giorni, la Terra Santa, e succedono queste cose che sante non sono. Pronti? Via! Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Buonasera Beppe. In merito al problema della natalità, parlo con cognizione di causa avendo tre figlie di 18, 16 e 14 anni e lavorando ancora. Sono a Roma senza aiuti di genitori né miei né di mio marito. Il nido è vero un problema, ma per me il problema peggiore sono state le elementari, uscivano alle 4:30, le medie ancora peggio alle 2. Oltre al problema economico, vogliamo parlare del fatto che io non avevo possibilità di stare con loro. Il mio lavoro, nella migliore delle ipotesi, finiva alle 18. Sono perfettamente d'accordo. Abbiamo un problema enorme e i problemi enormi noi spesso li cacciamo sotto i tappeti, ma si vedono perché i tappeti poi fanno le gobbe, se mi permettete l'immagine. Allora, l'organizzazione dell'orario scolastico italiano va bene certamente per le famiglie degli insegnanti che si possono organizzare, ma per tutte le altre famiglie va un po' meno bene, perché i pomeriggi liberi costituiscono per una coppia che lavora un vero problema. Chi tiene i bambini? Ci sono i nonni, certo, e so quello che dico. In Cina sono arrivati quasi a minacciare lo sciopero i nonni, tanto erano oberati di incarichi. In Italia non lo faremo mai, ma non c'è dubbio che una società organizzata non può basarsi sulla buona volontà dei nonni, che in molti casi, come nel tuo caso, abitano lontano e quindi non possono aiutare. Questo non va bene. Io quando esco dal mio studio a Crema, verso le 2 mettiamo, o a Milano o altrove, e vedo queste folate di adolescenti digiuni alle 2 che vanno a casa o vanno a prendere le corriere a Crema per tornare magari nei paesi qui intorno, mi mette una grande malinconia. Non è giusto, non è logico. Occorrerebbe, soprattutto nell'età più delicata, che è la preadolescenza, quindi 10, 11, 12, 13, fino ai 14, che i ragazzi potessero stare insieme anche al pomeriggio. No, vengono mollati. E se i genitori lavorano, che fanno? No, davvero, questo è un problema gigantesco e c'è qualcosa di sbagliato. Allora, anche sul ritorno al lavoro, una mamma con figli, poiché sulle mamme pesa non tutto, ma buona parte del carico dei figli, è inutile che facciamo gli ipocriti, allora diventa un problema. Vuol dire che una donna che riesce a fare carriera è un'eroina se ha figli. Certo che Ursula von der Leyen l'ha fatta e ha un sacco di figli, ma io immagino fosse molto aiutata. E chi non può essere aiutato? Perché una donna per fare carriera, avere un grande successo nel lavoro, deve essere un'eroina e a noi basta essere bravi, qualche volta anche bravini. Ripeto, lo dico da uomo, non è giusto.
Ciao Beppe, buongiorno. Ho appena sentito parlare del concetto di buon senso per applicare giustamente delle sanzioni a chi deturpa o danneggia i parchi pubblici, in particolar modo quelli dei bambini. Ecco, io credo che purtroppo il buon senso non basti, perché sono arrivata alla conclusione che la macchina burocratica sia così complessa, o addirittura che probabilmente non esistano delle regole per poter applicare questo tipo di sanzioni educative, perché è la stessa cosa in cui mi scontro nella scuola. Io sono insegnante delle medie e molto spesso quando gli interventi educativi a parole, le sanzioni a livello di voto non servono o comunque non ottengono nulla, noi docenti spesso proponiamo, come giustamente dicevi tu, degli interventi educativi pratici che spesso insegnano molto più di tutto il resto. Una sorta di servizio civile, chiaramente adattato all'età dei ragazzi. Ma la burocrazia è così complicata che anche quando le famiglie sono d'accordo è impossibile attuare questo tipo di interventi. Figurarsi quando le famiglie non sono d'accordo, è impossibile attuare questo tipo di interventi. E di conseguenza noi educatori abbiamo le mani legate e chiaramente ne subiamo le conseguenze, non tanto noi quanto poi gli altri ragazzi. Grazie mille, Carlotta da Milano. L'ho anticipato nell'introduzione, abbiamo un problema proprio nel rapporto fra i delitti e le pene, cioè non abbiamo sanzioni adeguate a certi comportamenti. Ne ho parlato anche su Fotosintesi, se qualcuno vuole andarselo a vedere, la mia video rubrica in settimana parlavo di questo. Cos'è successo a Romano di Lombardia? Un tipo ha scaricato dei vecchi divani da discarica, li ha buttati, li ha lasciati in mezzo ai campi, li hanno trovati, lo hanno identificato, lo hanno multato e gli hanno riportato e scaricato i divani davanti a casa. No, guardate che fa anche sorridere, ma è un'idea geniale. Allora c'è una pena proporzionata al reato o all'infrazione che hai commesso. Non accade mai per chi spacca i giochi nei parchi per i bambini, che è una cosa veramente crudele e idiota, per chi riempie i marciapiedi della cacca del suo cane, se ne frega di raccoglierla, per quelli che distruggono i cestini dei rifiuti, le città sono piene, per quelli che imbrattano i muri di edifici storici, eccetera, eccetera. Per questo tipo di sanzioni, che spesso le infrazioni vengono commesse da minorenni, noi non abbiamo gli strumenti. Allora, secondo me andrebbero trovati. Il problema, ripetiamolo ancora una volta, perché l'ho già detto in passato, è che le sanzioni italiane sono eccessive, lontane, incerte. Dovrebbero essere proporzionali, vicine e certe, quindi sicure. Prendete la guida col cellulare. Ho visto adesso il codice della strada, sanzioni più gravi, ma se nessuno controlla e soprattutto io non ho mai visto la polizia locale, mai visto, sarà accaduto, ma io non l'ho mai visto, fermare qualcuno perché sta giochicchiando col telefono, cosa che fa secondo me un automobilista su 5, messaggia, chatta, ed è pericolosissimo. Molti incidenti sono causati da questo, è difficile fare una statistica, ma chi ha provato a farla parla di un incidente su 4, un incidente su 5. Ci rendiamo conto? Riusciamo a fare qualcosa? No, perché non abbiamo identificato una sanzione adeguata. Quindi anche i controllori, provate a ragionare, non si mettono a controllare, a fermare, a punire, sapendo che tanto la sanzione non arriverà mai. Oppure è eccessiva e diventa anche assurda. Ci fosse una sanzione precisa, penso che la nostra convivenza cambierebbe. Succederà? Ovvio che no. Buongiorno Beppe, ho ascoltato il podcast di domenica 24 marzo e sono rimasta stupita dal racconto della signora di Bergamo dei Novax che distribuivano volantini durante una manifestazione legata alla Pasqua. Internet prima e poi gli anni di il Covid ci hanno nettamente diviso in due partiti, il partito del no qualsiasi argomento e il partito del sì qualsiasi argomento. Quello che adesso mi stupisce è quanto ciascun partito abbia la presunzione di essere già arrivato, di non avere nient'altro di più da scoprire che quello che loro credono sia la verità assoluta. Perché nessuno si rimette più in gioco, Beppe? Tu cosa ne pensi? Perché non ci rimettiamo in gioco? Perché rimettersi in gioco è faticoso? Perché rimettersi in gioco mette in crisi? Perché rimettersi in gioco è generoso, ecco, e non viviamo un momento particolarmente generoso in Italia e non solo. Quindi sì, occorre anche umiltà per rimettersi in gioco.
Però, visto che tu citavi Novax, devi ricordare che non è che le opinioni sono sempre uguali. Rimettersi in gioco non vuol dire dire a un Novax: allora, tu hai la tua opinione, io la mia, confrontiamoci magari in prima serata televisiva e ragioniamo. No, perché che i vaccini siano utili, anzi indispensabili, lo dice la scienza in modo unanime. Che i vaccini siano uno strumento del diavolo lo dicono quattro mattocchi. Allora bisogna anche stare attenti, perché se tu hai il palco e l'opportunità in mattocchi che non hanno nessuna base e non distinguono magari una molecola da una cellula da un sassolino, allora tu capisci che questo non è rimettersi in gioco, vuol dire rimettere in gioco persone che è bene che non esprimono il proprio parere in maniera pericolosa per tutti. In generale però sono d'accordo, non avere amici e nemici a scatola chiusa, soprattutto quando parliamo di attualità, di politica, non parliamone, di politica estera, di questi tempi sarebbe molto importante. Io ci provo, vi assicuro che ci provo sul Corriere, in televisione, qui su Radio Italians. Io ascolto, leggo, guardo i fatti e provo a esprimere un'opinione. È chiaro che quell'opinione è figlia della mia storia, della mia istruzione, della mia età e di tutto il resto. Però non ho mai deciso che la sinistra ha sempre ragione e la destra ha sempre torto, oppure la destra ha sempre ragione e la sinistra ha sempre torto, o i cattolici hanno sempre ragione e gli altri hanno sempre torto, eccetera, eccetera. Questo sarebbe il modo di affrontare questi tempi complessi. Ma si fa fatica, come dicevo all'inizio. Ciao Beppe, sono Gennaro da Napoli e parto facendo i complimenti alla tua Inter che quest'anno porterà di nuovo a Milano lo scudetto. Detto questo, la domanda che ti faccio riguarda Acerbi e il suo comportamento, sebbene come è andata. Io non credo nelle punizioni, 10 giornali di squalifica e tutto quello di cui si sta parlando in questi giorni. A mio avviso Acerbi dovrebbe fare un passo indietro, così come aveva provato a fare Juan Jesus minimizzando l'accaduto, e chiedere scusa platealmente, perché lui è un idolo, è un esempio per tanti bambini, giovani, e soprattutto può essere anche una bomba per quelle categorie di tifosi facinorose che non aspettano altro che litigare contro gli avversari. Grazie. Grazie Gennaro del messaggio, molto educato, giusto quello che hai detto, buono il tono, bravo. Non so se hai letto, ma immagino di sì, l'intervista con Francesco Acerbi che è uscita venerdì, l'altro ieri, sul Corriere. È una buona intervista, dice alcune cose giuste, dice che in campo i giocatori se ne dicono di tutti i colori, ma di tutti i colori, tirano in ballo famiglie, mogli, mamme, sorelle, etnie, e se gli arbitri dovessero riportare tutto si interrompe la partita ogni 3 minuti. Io credo, anzi temo che sia vero, avendo giocato un po' a calcio, credo proprio che sia vero. Ricorda l'aver tanto sofferto, perché è un ragazzo che ha sofferto 2 volte, un tumore, poi una recidiva, quindi non ha avuto una vita semplice, ha avuto questo finale, sta avendo questo grande finale di carriera. Quindi era una bella intervista. Certo che io, essere stato in lui, senza aspettare la domanda, avrei detto: io a Juan Jesus ho detto questo, lui mi ha risposto questo, perché qualcosa è accaduto. È chiaro che su quanto è accaduto esistono opinioni diverse, versioni diverse, e se uno dice A e l'altro dice B, chi deve decidere non può decidere, è una cosa nota. Quindi, ripeto, spero che Francesco Acerbi abbia capito, e anche se poi per alcuni, immagino a Napoli, anche il vostro disappunto, le cose non sono andate come avreste voluto, forse lui non è stato completamente chiaro sul punto, neanche Juan Jesus ha raccontato tutto bene. Io penso che tutti quanti abbiamo riflettuto sul fatto che certe cose non si possono dire e che offendere qualcuno per il colore della sua pelle è sbagliatissimo e anche sciocco, e altri aggettivi che è Pasqua e non dico. Ciao Beppe, complimenti innanzitutto per la trasmissione. Ti ascolto tutte le domeniche e questo mi aiuta sicuramente ad essere più vicino a casa. Volevo parlare di un argomento che secondo me se ne parla troppo poco anche su questo podcast, che è la situazione a Gaza. Vorrei ricordare che ci sono oltre 32.000 morti, di cui 13.000 sono bambini, 74.000 sono i feriti gravi, tutti gli ospedali sono stati bombardati. Oltre il 90% di Gaza è raso al suolo, oltre il 98% della popolazione globale che sta morendo di fame attualmente si trova a Gaza, 1,1 milioni di persone. Vorrei anche mandare un messaggio di speranza a tutti i bambini di Gaza che in questo momento vedono solo questo mondo, non siamo tutti uguali. Paolo da Madrid.
Grazie del messaggio dimostra che molti di noi, spero tutti, dedicano qualche pensiero in questi giorni di festa alle zone di guerra in Ucraina, dove le cose, come sapete, non stanno andando bene e il futuro è grigio, a dir poco. E poi a Gaza. A Gaza quello che sta accadendo è orribile. Il 7 ottobre è stato un momento spaventoso. Io penso che chi dimentica di citarlo quando si parla di Gaza commette più di un'omissione. È proprio una falsificazione, ma è altrettanto vero che la reazione di Israele è stata spropositata. Spropositata è un aggettivo, vuol dire senza un proposito. L'aggettivo l'ha usato Anna Foa, che era con me a 8:30 giovedì in un'intervista alla stampa. Un'ebrea italiana ha detto: la reazione di Israele è spropositata, non si vede il proposito, non si vede dove vanno a finire. Mentre purtroppo Hamas, il proposito era chiaro: trascinare Israele in questo gorgo, costringerlo a delle crudeltà ingiustificabili e metterlo in grandissima difficoltà davanti al resto del mondo e delle democrazie. E questo sta accadendo. Israele rischia di ritrovarsi solo. L'ha scritto l'Economist, che non può essere accusato di essere anti-Israele. L'abbiamo detto in tanti nei mesi scorsi. Israel Alone era la copertina, cos'era, 15 giorni fa. Questo è il rischio che sta correndo. E io ho la sensazione che molti in Israele siano, in inglese dice denial, in qualche modo abbiano rimosso, neghino questa evidenza. E mi auguro che le comunità ebraiche italiane, io andrò anche a Torino tra poco, capiscano il gorgo in cui i mostri li stanno trascinando. Questa è la cosa che non deve accadere. E gli amici di Israele devono dire queste cose a alta voce. E io mi auguro che qualcuno ci ascolti. Lo dice l'America, che di Israele è sempre stata un'alleata. Lo dicono i governi dell'Unione Europea. Lo dicono tanti di noi. È possibile che tutto questo sia irrilevante? Guardate che trovarsi solo non è pericoloso solo oggi e domani, è anche pericoloso in futuro, perché ogni democrazia ha bisogno delle altre e abbiamo tutti bisogno di amici, a Pasqua e non solo. Con questa nota non entusiasmante, però era necessaria, vi saluto tutti, di nuovo una buona, serena giornata, anche domani non perdetevi in troppe code, perché la Pasquetta sono famose, e a presto, a domenica prossima. Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Mandate un messaggio di 15 secondi al 345 6125 226 e riascoltatevi nei prossimi episodi. Radio Italians è l'appuntamento domenicale di Giorno per Giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese con Giulia Pacchiarini.